si è riregalata una medaglia d'oro nel 60 qui ad Ancona. Daniele Herrero Abreu, complimenti. Senti, cosa deve dimostrare ancora Gio? Assolutamente nulla. No, beh, io spero per me stessa di dimostrare ancora molto prima di tutto, e poi le cose penso che vengano, per adesso non sono venute. Ti aspettavi questa vittoria? Assolutamente no. Sappiamo che vieni da un periodo dove fai fatica anche ad allenarti. Sì. La speranza a questo punto, Gio, è che tu possa trovare una soluzione per poterti allenare e dimostrare a tutti cosa e chi è veramente Giannini. Io lo spero vivamente, perché so che se riuscissi ad allenarmi al meglio potrei regalarmi delle grandi soddisfazioni, perché non voglio fare la A, però penso, cioè credo in me stessa e ho tanta voglia di andare forte, quindi... Gio, a chi devi fare un ringraziamento? Beh, io ringrazio in primis la mia società, che come sempre mi sta dietro, mi dà una mano, mi supporta sempre. Ringrazio tantissimo anche il mio ragazzo, che mi ha aiutato tantissimo in questo periodo e mi ha dato una mano veramente in tante cose, soprattutto in un posto magari dove poter stare, eccetera. E ringrazio tutte le persone che mi stanno vicine, la mia migliore amica Federica Del Buono, che spero si riprenda prestissimo, e anche la mia altra mia migliore amica Roberta Albertoni, che è della società nostra, Atletica Brescia 1950, e ringrazio tutte le persone che mi stanno vicine in questo periodo. E l'Atletica Bresciana ringrazia ancora Gianluca Romero. Grazie.